Buongiorno, oggi si va al VidCon. Sono al VidCon, siamo arrivati, Riccardo si sta facendo acconciare i capelli, non fate domande. Abbiamo fatto questa breve tappa a Londra perché il VidCon si teneva dal 20 al 22 febbraio, quindi volevo farci un salto per vedere un po' chi ci fosse in giro, qualche personalità interessante da conoscere, ma c'era un secondo obiettivo da raggiungere in questo viaggio, ovvero visto che non mi era mai capitato di entrare in un art shop, ho pensato di cogliere l'occasione per andare a visitarne uno dei più conosciuti di Londra e magari fare degli acquisti in loco. Finalmente sono riuscita a trovare un hotel decente. Finalmente. Vi faccio vedere la camera d'hotel che ho prenotato perché sono soddisfattissima per una volta di essere riuscita a trovare un posto davvero carino. Allora, vi mostro rapidamente la stanza. Molto piccola ma molto carina. Qui all'ingresso c'è il lavandino con lo specchio. Alle mie spalle c'è il bagno, che in realtà è un'unica gigantesca doccia con dentro un water. Di qua c'è la doccia con questa lucetta viola. Bella doccia comunque, molto spaziosa. Invece qua, oltre a tutte queste luci, c'è il letto e la finestra. E questa è la vista dalla camera. Carina. Questa qua non è un bagno, è una gigantesca doccia dove dentro c'è una tazza. Bellissimo, sì, proprio anche le mie stesse parole per dire bene. Le cose. Splendido. I miei compagni di viaggio, oltre che ovviamente il buon Riccardo che se ne sta lì a fissarmi. Ciao! È stato il mio conto Hype. È un conto che mi sono aperto ormai da un paio d'anni e l'ho usato per tutti i viaggi che ho fatto. Anche se ultimamente lo sto usando per tutto, per la spesa, ci ho messo dentro gli abbonamenti. È un conto innovativo, semplice e smart, perché ti puoi registrare in 5 minuti dal cellulare scattandoti un selfie, non devi fare code. Se vi interessa c'è il link in descrizione, perché se usate il codice GIFT10 vi danno anche 10 euro in regalo. L'apertura del conto è completamente gratuita e se poi invitate degli amici vi danno anche dei buoni Amazon in regalo. Si può pagare con carta contactless, che io tengo sempre qua dietro insieme all'abbonamento dei mezzi, che al momento però non sta venendo usato, oppure si può pagare con lo smartphone, nel mio caso GPay, e prelevare gratis in tutto il mondo. Io sono riuscita, non so come ho fatto a prelevare in Cina, era impossibile, eppure ci sono riuscita. Il conto poi è facilissimo da ricaricare, si può fare con bonifico, che è come faccio sempre io, con le altre carte, gli altri hypers vi possono mandare il denaro, e se vi fissate un obiettivo di risparmio, tipo tra 5 mesi mi voglio comprare la tavoletta grafica, lui pian piano vi mette da parte i soldi, così che tra 5 mesi ve la possiate comprare. Comunque, volendo, oltre al piano base gratuito ci sono anche quelli plus e premium. Il plus con solo 1 euro al mese ti permette di accreditare lo stipendio, ricevere finanziamenti, e quello premium che ti dà anche l'assicurazione di viaggio, elimina tutte le commissioni sul cambio valuta, insomma è molto utile se viaggi. Missione di oggi è andare al London Graphic Center. Non sono mai entrata in un art shop in vita mia, questa è la mia occasione, chissà come sarà. Andiamo. Ciao Rick. Ah, è un loop! La nostra giornata a Londra è cominciata con la colazione, che ovviamente fatta dove l'abbiamo fatta è venuta a costare 14 euro per due cappuccini e due cornetti, ma tanto lo sapevamo, era soltanto per fare in fretta. Ci siamo poi diretti verso l'art shop, che stava vicino a un posto dove un mio amico lavora, quindi ne abbiamo approfittato per fargli un saluto, e poi ci siamo diretti verso la meta. Sfortunatamente, visto che stavamo camminando a rallenti in modo molto fico, ci abbiamo messo un po' di più, ma alla fine ci siamo arrivati. Siamo quasi arrivati alla prossima curva, che è questa qua, ci siamo. Faccio un po' come le ragazze con i trucchi nei negozi di trucchi, io lo faccio con le penne nei negozi di penne. Sono molto indecisa perché per il momento una cosa che ha incontrato la mia attenzione è questa carta isometrica. È strana, no? Però costa 7 sterline, cioè... è tantissimo. Come faccio a stare in un budget limitato? Sono belli, vero? I portfogli. Per esempio, guarda questo. Questo qui è anche di una dimensione pratica, anche se è molto elegante, vero? Sì, sì. Guarda che bello questo! Questo è splendido. C'ha la chiusura così. È elegantissimo. Fuori dalla mia portata. Mentale, non monetaria. Mentale. Non mi sento degna in questo momento.
non costano così tanto, 10 sterline praticamente. Ma io lo farei solo perché sono belli, capisci? Non c'è un motivo razionale dietro questa scelta. Cosa? Ma perché questo costa di meno? Gli oggetti che sono finiti nel carrello ho intenzione di usarli per fare un'illustrazione in uno dei prossimi video magari. E se non siete soddisfatti delle cose che ho scelto, date la colpa a Riccardo, perché in realtà è stata tutta una decisione sua. È lui che mi ha consigliato dall'inizio alla fine. Sono indecisa tra queste due palette, quali mi consigli? Perché questa qui secondo me è completa per un'illustrazione, mentre questa sono tutti colori belli ma un po'... Secondo me dovresti prendere questa. Questa? Sì, perché mi piacciono i colori belli. Okay. Chi se ne frega dell'illustrazione? Vabbè, magari ci facevo una cosa. Forse questo potrebbe finire decisamente dentro al mio carrello. Per la prima volta una cosa che ritengo prezzata correttamente. Pastello solubile. Io cosa me ne farò mai di queste cose che non le so neanche usare? Cos'è questo? Oro. No, vedi che è un set strano, col bianco, l'oro, questa qua è... Dai, mi piacciono le cose strane. Il carrello è pronto, vado. €220 Sì, mi sono fatta prendere un po' la mano. È una volta nella vita questo, eh. Quindi va bene. Sicura che è una volta nella vita? Piangere con lo scontrino, non è una bella piangere. Cosa. Vabbè, dai, un... Vabbè, se posso dire, non è neanche così tanto. 173 sterline. Io ho speso quella cifra probabilmente soltanto per prendermi il set da 120 matite colorate della Caren d'Ache. Sono sicura che quando inizierò a usare le cose, ecco, forse ci sono cose più superflue, tipo questo. Questo è abbastanza superfluo. Vabbè, quanto costa? Hai preso quello che costava tanto. Ma mi piaceva questo. Costava molto meno. Questo era più bello. Perché era più bello? Cos'è? Mi piace più questo. Poi ho preso, vabbè, queste qui sicuramente potevo prenderle già altrove a prezzo più basso. Comunque è un set della Dervent di acquerelli base. Io il mio purtroppo l'ho perso, quindi ne volevo un altro. Comunque non lo trovo più, e un set di acquerelli da viaggio lo volevo. Brush pen con skin tone. Ma soprattutto la cosa che interessa a tutti quanti è manga set. Cioè, di che stiamo parlando? Ho preso anche la manga paper. Questa è da provare. C'è poi questi disegni così che sono un po' bruttini. Poi questo sotto indicazione di Riccardo. Sono tutti colori sfusi di varie tipologie di tratto pen, matite, dalla Caren d'Ache alle Polychromos alle Luminance. Perché io ho pensato, no? Se tu hai un budget che non vuoi sforare, no? È inutile che prendi, capito, tre set di tre cose a caso ed hai già raggiunto il budget. Prendi tante cose diverse, piccole. Quindi, eccoli qua. E questo qua cos'è? E quello l'ho preso alla fine. È una matita normale a grafite. Mm. Anche dei tratto pen hai preso? Sì, ho preso dei tratto pen. Questo, guarda che punta incredibile ha questo. La vedi? Wow! Questo col microscopio gliela faccio vedere. Ok, col microscopio. Tra le tante cose sfuse che ho preso anche un Copic. Questo. Ok, sapete quanto l'ho pagato? 8,35 sterline. Che saranno 10 euro. Ma guarda. Un Copic! Sì. Windsor & Newton. Sembra un termometro. Questo set con il tratto pen color oro, uno sfumino e una penna bianca a carbone. Questo set di marker da 6 e voglio provare a casa. E poi, dai, che abbiamo quasi finito. Inchiostro color oro. Oh, questo è proprio bello. Questi inchiostri sono davvero belli. Io ne avrei voluti prendere altri, a dire il vero. Soltanto che avevo paura per l'aereo. Se no avrei preso tutto un set intero. Sì, c'erano un sacco di colori acrilici bellissimi. Solo che non si possono prendere. Non si possono. Non lo so, magari sì, però... No, non si può, cioè... Non volevo rischiare. Un conto è quando io vado a prendere l'aereo e dico ah, cavolo, mi sono dimenticato che l'acqua non potevo portarle, la butto. Ma se butto 50 euro di colori, scusa, mi rode. Matite sfumabili, un'altra set di marker e, infine, una gomma blu. Lo scontrino me lo terrò come una reliquia, proprio, per ricordarmi di non fare mai più una cosa del genere. Capirai, per 200 euro. Quando ci sta gente, capito, che fanno video dove comprano 500 euro di camice...
spreconi. Poi non hanno manco voglia di stirarle, tra l'altro. Comprerò un altro aggeggio che me le stira. Certo. Vi farò sapere. 500 euro di aggeggio e stirare 500 euro di camicia. Varrebbe la pena. Quindi ragazzuoli, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo la promozione di Hype, quella in cui se inserite il codice GIFT10 all'apertura del conto vi danno 10 euro e nel caso se vi interessa c'è il link in descrizione. E io vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso.